Aspettate, quello è Daniele. No! Ma cosa sta succedendo? Con te? No! Si sta svuotando finalmente! No. Ma che c'è là sotto? No! No! Signore e signori, io sono Tony e Benz, che c'è Svisil e quest'uomo è Sasha Donatelli e benvenuti su questo canale. Oggi è una giornata importantissima perché siamo epica. Qui epica per commentare, signori, l'ultima puntata di X on the Beach l'Italia 5 incredibile, siamo arrivati alla fine, non l'avrei mai detto, ce l'abbiamo fatta e quindi propongo un abbraccio tra noi dai, tre propiziatorio per quest'ultima. Sì! Fatevi un applauso a casa, fatta, amici. Ragazzi, cioè non è ancora detta l'ultima parola, non siamo troppo vicini perché sennò... non potete capire chi c'è come ospite oggi, quindi arriveremo in fondo. A parte i neuroni di Sasha, ci sono oggi i neuroni? Sì, si sono svegliati col nuovo anno, pazzesco. Quindi Oxford, Cambridge, Harvard si sono uniti e poi la Treccani mi permette di, capito? Punto in alto, oggi è proprio una puntata stratosferica, sono gasato. È abbiamo vero. Un pubblico, veramente delle grandi occasioni dietro le telecamere. Questi ormonati single che hanno collezionato tutte le malattie sessualmente trasmissibili e sono ancora vivi. Ormonati single ce le stanno portando qua. Sì, ormonati single che al posto del fegato hanno la cirrosi epatica. Vai, abbiamo il ceppo qui a Paramount, amici. Abbiamo il ceppo primordiale, sì, l'originale delle malattie venere, capito? Signori, quindi seguiteci sempre, un onore. Vedere come diventeranno i nostri ospiti. I pazienti zero oggi sono ospiti nostri, sono i pazienti però zero, incredibile, sono anche i nostri scienziati sono arrivati fino alla fine. Pensa te, ce l'hanno fatta i nostri scienziati. Ebbene, chi sono gli scienziati di oggi, di questa puntata, gli ospiti, gli ultimi, chi sono? Gli Sasha, ultimi, chi sono? Loro. Signore e signori, tu la parte femminile, tu la parte maschile, tu? Oggi presentate voi. Va e bene. Io guardo, osservo. Allora. Io presento lei che arriva dalla Napoli più verace, più passionale, lei da che ha stravolto tutti gli equilibri della villa, una delle protagoniste veramente indiscusse di questa edizione, Laura Di Lullo! Prego, signorina! Na-na-na. Vengo. L'importante è venire. Quanto devi venire? L'importante è venire. Perfetto, giusto. Iniziamo bene. Cioè, microfono. Tienilo bene sto micro. Mi hanno conosciuta con il salame e quindi porto. Cioè, ragazzi, scusate. Guardate, ragazzi, pezzo signori, d'arte. Un applauso a Love Salame. Ma non è finita qui perché, signore, l'angolo sinistro di Paramount Plus abbiamo un uomo che si è contraddistinto da sempre entrando in una bara mentre la signorina Di Lullo si divertiva, godeva delle gioie di X on the Beach e non solo, un uomo che non lascia mai il suo indumento migliore per poter incredibile! Fare l'amore. Incredibile! Samuele, signore! Il samurai! Mamma mia, il balletto! Ciao! Mamma mia, attenzione! Per favore, mi fai un giro davanti alla camera e Tony, devi fare una cosa perché ho bisogno. Vada! Che devo fare? No, guarda solo la camera. Guarda la camera. Lui è perfetto, me lo metti nel bosco di Rogoreto. Boschetto ma di Rogoreto. Perfetto. Come stai? Sei sicuro di stare al lato mio? Non lo so, ho paura. Prima che iniziamo, voglio darvi una cosa. Dica. Cioè? Ci credo, Marco! Questa ragazza ha perso al brand, proprio brand. Non ci credo, ha brandizzato la una maglietta. No! Grazie. Ma la dobbiamo mettere allora. Prossima serata questa maglietta. La borsa, che la possa riempire di buone esperienze. No, grazie. Applausi, signori! Grazie! Chapeau, vai, prego. C'è ancora l'odore delle serate di Laura? No. Tutti gli ex, guarda. Di tutti i salami. Questo è Samuele. È arrivata anche Elisabeth, signori. Buonasera, benvenuta. Ha preso la carpa reale. No. Ragazzi, tutti quelli che stanno dentro, fate una corsa e venite avanti. Così vai, Marco! Oh, ora spaccano tutto. Elisabeth! Boom. Iniziamo un'ora di intro. Va bene, signori, bando alle ciance. Bravissima. Madonna, sapete, Cambridge mi ha aiutato. Partiamo con l'ultima puntata di X on the Beach Italia 5, signori. 5! Ovviamente il 5 dovrei dirlo io, perché il calcolo secondo me era 5. Giusto. È vero, 5. Bravo. Lui è il matematico di Rogoredo, Sì, il matematico di Rogoredo. Adesso è il momento di divertirsi con Tony Hypens, Je suis Sil e Sasha, con la loro reaction ufficiale di X on the Beach Italia. Attenzione, questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti! Mi mancherà questa frase. X on the Beach Italia. Samuele, pieno di malattie. Siamo sempre in Colombia, sempre a Tierra Bomba. Dove si? Oh, finalmente!
e signori! Secondo me non è vero. Anche secondo me, chiedi a Daniele Paglia, perché lui si mangia e si beve, ma però vi sorprenderà. Oddio, Daniele. Ho fatto stronzate perché non lo sentivo. Brava, signori! Questo è un doppiaggio. Ce l'abbiamo dal vivo. Chiamatemi Luca Ward. Chiamatemi Luca Ward, grazie. Salutiamo Luca Ward. Ciao Luca, grande. Non ci resta che scoprire chi sarà il prossimo stronzo. Attenzione! L'uomo di Cambridge. Colui che ha fondato la Treccani. No, facciamolo venire qua. Facciamo partire, tu devi fare il lip sync. Muoviti subito, devi fare il lip sync. Guardate qua. Siediti. Guarda in camera e tu muovi solo la bocca. 3, 2, 1. Non fare agli altri quello che non vuoi fatto che si faccia fatto a te stesso. Bravo! Bravo! Bentornati a Ex on the Beach Italia, il programma più... Il programma più... Non lo so più lui! Perché non hai scappato? Di parola! Salutiamo Pierpaolo. Un saluto, buon anno! Ex on the Beach, il programma più. Livello recitazione dei Lady. Godiamoci appieno questa ultima puntata. Esatto, dai, andiamo subito a vedere. Torniamo seri. No, infatti, perché non mi ricordo più. Stava entrando con nella ciosa con Alberto. Però Elsa ha fatto uno spoiler dicendo la ciosa è già occupata da qualcun altro. Li avevamo lasciati così. Ma vai, andate. Ridicoli. Ecco, litigio. E alla visione di Elsa e Alberto in ciosa, la reazione di Daniele è incontenibile. Mi dicono che questa scena prossima, signori, è alla pari di certi siti di intrattenimento per adulti. Elisabeth, cosa faccio? Non riesco a capire questa immagine e non riuscirò. Non riesco ad avere l'illuminazione per metterla. Me la metti tu? Sulla Torre Eiffel, vai. Vai, va bene, seduta, congelato. Due buffoni. Hai ragione proprio, amore. Salutiamo Clarissa, Ciao Clarick, tua migliore amica, no? Devo essere sincera. Amiche. Sì. Best ever. Hanno risolto. Cuore. Ci credo. Siamo date dentro. Sono ridicolo io. Ma lo guardiamo. Te sei ridicolo, appunto. Sei ridicolo. Un po', fa quello che te pare. Vergognate. Oh, bravo Daniele. Attenzione, Daniele. Il furone. Va, andate. Bravo. Cosa? Che cazzo? Che vuoi? Che vuoi? Ah, Alberto Daniele, lotta? Sei tu buffone, sei tu buffone. Ecco, Samu si mette in mezzo col suo cappellino. Sì, aveva ragione. Ma sembra proprio bene. Guerra, dottore. Mi gusta la guerra, eh? Per Elsa è arrivato finalmente il momento della verità. Attenzione, qual è la verità assoluta? Sappiamola. Sentiamo. Amo, vuoi sapere la verità? Sì. Ti piace? La verità ti piace. Il pianto della verità. Il pianto della verità. Oh amore, ti piace lui. Alberto. Perché hai fatto tutta questa roba con Dani? Per farlo ingelosire. Dani, poverino. No, comunque è incredibile. Salutiamo Dani, che anche lui ciao, è in clinica. Ciao Dani, ti amiamo. Ciao, un saluto in clinica. E comunque però devo dire, lei, cioè effettivamente sta avendo dei sentimenti, in questo momento è molto sentimentale, però alla fine... Cioè abbiamo anche dei sentimenti. Vai, un c***o! Non ce ne frega niente! Non abbiamo sentimenti! Giulio, raccontati. Amore, è infinito. È infinito come le vie del Signore. Ah, lei dopo queste due ha deciso di farsi suora. Convento puritano. Applauso, signori. Grazie. Le vie del Signore sono infinite. Ragazzi, i miracoli. Abbiamo fritata, come dice il Dieghito. Quello che sa. Lascia la bocca aperta, così perché è tiratissimo. E scondere dei suoni. Era un topo, mi sa, vero? Le zoccole. Ci sono sia su. No. Non posso più prendere pistole in mano. No, Marco, signore. Ma perché? E ora, in diretta dall'Ex on the Beach Italia Palace. Ecco la regina Elizabeth a colloquio con le sue dame di compagnia. Attenzione, arrivano tutte le regine. Ad ascoltare. Ah, le regine della Disney. All'interno della corte di Tierra Bomba. Sa fare bellissimo, bravissimo. È infinito, grosso. Duro. E ti spacca. Bravo. Io guardo sempre le mani dell'uomo. Ed è vero, cioè lui c'ha proprio le mani figa, c'ha un dito che è grosso, cioè capito? Lei è una rettore, ragazzi, è rettrice della lezione mattutina. Madonna, ma pesante, c'è proprio delle cetriole olandesi, capito? Grosse. Però la docente con la toga, loro proprio lì, sì, adepte, sì, che ascoltano. È vero, guarda. Ascoltiamo la docente. Primo anno, lei è già finito il sesto anno, capito? Che è un c***o grosso,
non sta in su, perché è talmente pesante, che anche se è duro, ma capito, è giù. Si piega, cioè si piega. Il peso della forza di gravità praticamente, perché dato che è infinito, no, comunque non parlavo del pene Diego, ho detto ho conosciuto dei pene grossi ma sono pesanti, quindi cadono in giù. Io ringrazio suora Elisabeth, perché la vorrei scritturare per la prossima ricerca dell'umanità. Figa, lui è grosso, è grande, è largo e stava già, era così. Così. È bellissimo ragazzo, però io non mi metterei mai con un ragazzo così. Chi ti è piaciuto di più? Il King? Lo dirò proprio in questa puntata qua. Attenzione, signori! Attenzione! Ce l'abbiamo! Non lo so. Non lo so perché, però... Allora, perché parlava di c***i era perfetta. Adesso che deve fare un discorso serio... Nulla! Non le vengo le parole. Forse dopo ieri sì. Deciso. Come sempre questa è casa coerenza, eh. Ma oggi nella reggia di Ex on the Beach Italia tiene banco anche un succulento intrigo di corte. C'entrerà Samuele? C'entrerà Alberto? C'entrerà Daniele? Clarissa? Laura? Chi lo sa? Dio. Vediamo. Dio. Mi preoccupa poi adesso il comportamento di Alberto. Cioè nel senso se tipo lui stesse con qualcun'altra. Ma già è stato con qualcun'altra? Di che stiamo parlando? Con qualcun'altra? Avevi dormito insieme? Sì, dormiamo. E? Niente, amo. Easy. Ma non è vero! Come? No, però aspetta, perché no, raga! Sbagliato. Sappi che qui c'è già chi si aggira irrequieto per la villa alla ricerca di prove. No! Zenigata, per detective con gli occhiali che dà la caccia ai pemi anali. Era Elsa Alberto, non lo so che è successo. Quello non l'ho chiesto, non mi interessa manco chiederlo. Facendo dal letto ancora. No, mi interessa chiederlo. Ma lo chiede, signore. Stanotte non so se è successo qualcosa tra di loro. Vado a chiederglielo subito. Il King lo può sapere. Il telecomando del condizionatore lo saprà, secondo me. Però... dobbiamo chiedere a lui, vero? L'intrigo ormai è sulla bocca di tutti. Giulio è morto, ragazzi. Giulio possiamo metterlo all'obitorio, sdraiato nel letto da 6 ore. Può essere che ci sia ancora qualcosa, forse sì. Sicuramente però c'è un bambino, perché mi pare che sia incinta. Elsa è venuta qua col bambino l'altra volta. Andiamo in bagno. Vai in bagno, lo segue. Ma sta facendo il test di gravidanza lei ora? Sì, ripasso, sì. Ripasso. Già. Guarda con questa guarda con questo vento. Chi tra i capelli Ariana Grande, chi è? No, quella di Christian Grey, c'è una sfumatura di tutti i film più quelli più i Salem Christian Grey. Comunque non se n'è accorto. Non se n'è accorto? Ah, bene, che cosa l'ha detto? L'ha detto! Ma Alberto! Vabbè. Ma Alberto ora il vizio. Fa così, fa così lui. Sorridere, il faro, nel senso sono io che scuro di fianco di altaio. Me l'ha chiesto Clarissa, però non l'ha detto, tranquillo che non ha detto niente. Tranquillo, Alberto. Ad Ex on the Beach Italia i segreti sono in una botte di ferro. Poi a Matteo, c'è uno di quelli che parla più di tutte le camere anche interne, praticamente. Anche dei gomai. Sto incazzato, sto un po' così. Che adesso il suo maestro gli dirà quello che è successo. Che lei si è svegliata, ma comincia a fare. Con Giulio, col ballerino, con l'ex. Tutti tranne Daniele. Daniele mai. La mental coach funziona, sega proprio. L'alunno non si è applicato però. Ma si stava fottendo la tipa. Non ha avuto quell'intesa aggiunta. Che c***o posso fare? Devo obbligarmi a stare qua con le pappe ciccia per che cosa? Aspettate, ho già sentito questa storia. Mi piace come persona, ma io sono abituata ad altro. No! Fanno il recap dei pali di Daniele. No, ma che bastardi! È una bellissima persona, lo dico sempre. Non è che ti ho fatto una promessa di matrimonio. Quando c'è uno buono, uno bravo, non va bene. Ma ci vuole lo stronzo. Ma basta questa storia. Un applauso agli stronzi. Non so lo stronzo. Samuele. Hai quella, punti quella, sei innamorato perso di quella, hai capito? Io? Comunque tutto ciò sembra che sia passato un tornado nella villa, cioè incredibile. Sì, è vero. Daniele, ora hai bisogno di guardarti in giro e di cercare nuove fonti di ispirazione. Sentiamo l'ispirazione che viene dal cuore. A me piace molto, sì, metterlo in bocca. A me piace molto metterlo in bocca. Il salame. Salame, guardate, salame. Signori. Mi ha dato un morso qua. Ti è piaciuto? Più mietto. Bel discorso. Ma intanto siamo, Daniele ti accarezza. Siamo fan del sesso estremo. C'è l'ispirazione. Queste cose. Non so affatto che certe donne qua dentro. Ma Daniele, chiama o non chiama alla fine? Ma devi aspettare. Sai quando vuoi comprarti una Ferrari e ti arriva la 500? Non mi è mai successo. Di questa però, okay. Il nostro cavalier cortese capisce che è tempo di puntare sul testosterone.
e sceglie finalmente il suo nuovo mentore, Dieghito. Cambia maestro. Ci siamo, cambia maestro per cercare di trovare. Ce la possiamo fare, raga. Ma come al solito, Daniele ha sbagliato pubblico. Vedi della sua spada. Che mi apra come il Colosseo. Ecco, perfetto. Ah, fianco a due linfomani. Il Colosseo si apre, effettivamente. No, è già aperto. È già aperto, è un anfiteatro. È sempre aperto. Ma chi non sbaglia mai il suo pubblico è il tablet del terrore, che con il suo suono richiama a sé tutti i nostri eroi. Ci sarà un'eliminazione? Annunceranno che sarà l'ultima giornata della vita? Oh, è vero. Della vita addirittura. Tu vedi X on the Beach e poi muori. Raga, è un momento importante perché qualcuno leggerà, forse. Aspetta, non è che leggerà, come leggerà? Come? Siete pronti per vivere tutti assieme un pomeriggio indimenticabile? Ah, uno è scappato già. L'ultima esterna. Siete pronti per vivere un pomeriggio indimenticabile? 15 minuti si esce. Vai. Però non lo dicono che è l'ultimo. No, non lo dicono. Lo diranno in esterna. Vedo che questo party in galeone tira fuori nei nostri ragazzi anche un tocco di romanticismo. Raga, all'amore! The Walking Dead sembrava. All'amore! Esce! All'amore! Fammi andare via! Inchiudate la nave che vola giù. Ma lui dove cazzo è? Dove ma che reality è lui? Per chioda la nave, perché è come una macchia. Sì, il nuovo Fast and Furious, con le navi che fanno. Perché Alberto ha dato l'idea. Apri questo cazzo. Di braccia di culo. Che romanticismo. Ma questo cazzo di braccia. Ma che vuol dire? Che lingua è? Venti nuovi soffiano in Colombia e portano sul nostro galeone aria di cambiamento. Tabelle del terrore. Ma che gli danno la brutta notizia, forse? Dovete pulire tutta la nave. Siamo curiosi. Ai, mami. Dovete andare con la nave in Italia. Questo non è un messaggio come tutti gli altri. Chi lo legge, Marco? Chi apre? Chiude. C'è la musica di Ludovico in allora noi sotto. Facciamo tanto i cretini sempre, sì. Però questo è il momento, perché qui sta dando il messaggio, sì. Dove tutto della fine si concluderà. Un'altra edizione per X on the Beach sta per finire. È tempo di brindare e festeggiare come se non ci fosse un domani. Vi amo tutti. Grazie ragazzi. Iniziano le lacrime, iniziano i pianti. Iniziano i pianti. È l'ultima. Forza, via. È finita la quinta edizione di X on the Beach. Raga, sono stra triste. Intanto dietro c'è una tempesta, c'è una burrasca. Sì, cioè, la nave uragano. Sta per cadere e loro si abbracciano. L'esperienza più bella della mia vita. Per favore non piangere e non ci rimanere male. E negare fare stare andare alla prima elementare. Ragazzi, all'ultima sera. Invece attenzione, Daniele sboccia perché dice finalmente vado dove posso stare. Torno a casa. Finalmente. Non me lo sarei mai immaginato. Amore, a me però. A me però. Contentissimo di essere stato qui. Grazie. È rimasto solo lui sulla nave. Dovete reagire. Questa è un'esperienza che porto sempre dentro. È rimasto dentro. È l'unica cosa che è rimasta dentro l'esperienza. Guarda, datevi un po' di fiducia che mancano ancora. Bravo, Sabio! Non uscire, facile. Oh, sai che cosa cazzo ci fai? Dove Dio? Non me ne sono accorto. Sorro, vai! Sassà! Sì! No, chiudiamo così poi. Prima della fine manca ancora qualcosa. Cosa manca? L'ultima notte, le ultime follie. Raga. L'importante comunque sempre solo fare schifo. Non dice niente, dice una cosa giusta. Chi è questo? Aladino! Ho detto, ma questo è il nuovo ingresso. Che inizia ufficialmente il gran galà di X on the Beach Italia. Elegant party. Ma si è bagnato tutto il mio costume elegante, sono uscita fuori come un cesso. No. Grazie per la finezza. L'ultimo elettrizzante party di questa incredibile stagione. 100 bicchieri, loro sono in 10. Per l'occasione sfileranno con tutta la classe che neanche loro sapevano di avere. Raga, complimenti a chi ha organizzato tutto. Bravo. Il show, perché cioè questo è elegante. Sì, elegante. Bellissimo come sempre. Oh. Questo è eleganza. Il nostro outfit è tamarro ma elegante allo stesso tempo. Cioè come noi zero proprio. Che tamarro. Realmente non ha il cappello. Raga, è un miracolo. Grazie Dio per averlo decappellato. Grazie. Ha scappellato. No. Una folla totalmente invisibilio. Che desolazione. Che tristezza. Manca anche qualcuno all'appello. Dove sono Laura e Daniele? Laura e Daniele? Come dove sono Laura e Daniele? Laura e Daniele. Ma che cazzo dici?
amici. Ma non è tu, Laura, no, tu. No, alla fine lo salverà, lo salverà. Lui sì che non si arrende mai. Quanto è bella lei, ragazzi. È bellissima. Dopo una sfilza di... Quanto è bella lei. La vera donna che ha dentro. Che vabbè, non sa neanche più cosa dire. E dopo questa passerella sontuosa, ecco le nostre coppie prendersi un po' di tempo per viversi gli ultimi istanti di questa notte magica. Si va già a scuola, e neanche la festa. Larissa si apparta con Samuele. Non è successo. Ma è Giulio. Questa no. No, è Samu. Praticamente lui, quando è ubriaco, non riesce a sistemarsi le mutande, se le fa sistemare in quel modo. Quindi, no. Tu queste cose non che sai. Ma meglio, guarda. È così. Vorrei vedere la visuale. Lì. Regia, telecamera 4, grazie. Mi è girato. Immagino dietro le quinte chi c'era che si stava, non so cosa. E lui è morto, ragazzi. In sala d'attesa del dentista. Questa volta invece basta un po' di musica per trasformare una villa in una bolla di delirio. Perché Lauretta, mi guardi? Non lo so, Laura. Io ti guardo perché tu sei sguardi. Pericolosa. Sì, ma perché io voglio sapere pericolosa. Con Daniele. Attenzione, i neuroni si uniscono insieme per cercare di fare una danza tribale. C'è delirio, gli ultimi baci, gli ultimi abbracci, gli ultimi deliri. Vai, finalmente, guardali. Dai, Samu, facci due mosse su sta musica. Dai, no. E culi! Eccolo, ecco. Ci credo. Gente che entra, gente che esce. La piscina è fuori controllo, il degenero è alle stelle. Ma c'è il tabel del terrore, signori. Anche questa sera apre la chiesa dell'amore. È l'ultima sera e apre in grande stile. Chi va? Io non vado più, basta. Secondo me vanno tutti insieme. Ma ti immagini 10 persone nella chiesa insieme? Sarebbe pazzesco. No. Sempre due posti disponibili, Samu, raga. Samu e Clarissa. Basta. Stava contro la chiesa. Cosa è successo di fianco a lei? Non Daniele, si ricorda. Daniele, vabbè, ci abbiamo un pochino di tempo per pensare. Cioè, 2-3 minuti. Pensiamo. Cambridge si riunisce l'assemblea massima per capire chi deve andare nella chiesa. Questa è l'ultima conferenza. Andare. Attenzione, tutti seduti nella meeting room. Andiamo, forse. Oh, bravi. Non mollo anche se sto male. Come andate? Come vai? Vabbè, io arrivato a un certo punto, cioè. Siamo alla decima puntata e ancora la coppia Clarissa Samuele getta Laura nello sconforto. Ma Laura non si arrende. Occhio. Lei è la gastronoma più famosa d'Italia, non si arrende. L'avete fatto andare forzati. Però io lo conosco. Dica. Puoi andare a prendere la... Grazie, Samu! Comunque l'avete fatto andare forzati. Forzati, signori comunque... e signore, non so se sono pronta. Cioè, per la seconda volta nella sua vita, Samuele trova senza cappello. E vai, era in piscina. Effettivamente si stanno sforzando parecchio. Dottore, sa, grazie. Visita ginecologica. Salutiamo Clarissa. Anche. Attenzione. Ma di qua cosa succede, forma... ragazzi? No, ma chi è lui? Un parallelepipedo. Ma aspettate, quello è Daniele. No. Cosa sta succedendo? Con te? No, si sta svuotando finalmente. Gli si era gonfiata la pancia per quanto è il momento topico della stagione. C'è tipo 10 minuti prima della fine. Ma che c'è là sotto? No! Signore! Non ci credo! Tutte le puntate di Ex on the Beach Italia le trovate su Paramount Plus, una montagna di intrattenimento! E per gli abbonati Sky Cinema? Non paghi! Ed ecco l'ultima luna illuminare l'ultima notte di questa stagione di Ex on the Beach Italia. Raga, scena epica! Raga, però finito. Sì. Anche questa ultima notte in villa è terminata. No, non ci credo che finisce così, non ci posso credere. Posso inventarmi qualcosa per questo risveglio? Dai, ti prego. Tipo? No, Pierpaolo, no. Pierpaolo, grazie. Non ce la faccio. Troppi ricordi. Beh, ma neanche a far così. No, vabbè, perdonatelo. È molto emotivo in questo periodo. Grazie. Attenzione, con schifo come ogni mattina. C'era anche un piede. Pioveva anche il cielo. Piove il King. Siamo arrivati all'ultimo giorno. Piove anche il cielo. Piove anche il cielo. Ma è rimasto ancora un ultimo mistero da svelare. Sarà finita? No, secondo me c'è un colpo di scena. C'è un colpo di scena. No, ti prego. Cos'è successo tra Daniele e Laura? Matteo sembra avere dei sospetti. Matteo lo deve dire a tutti. Matteo Signorini. Per le letterate così. Sì, che parlano tra di loro, tra schinare uno sbocco. Ho detto che mi sono fatta. Devo dire. Guarda, pure quello. È l'unica ragazza che... Non c'è la spunta! Non c'è la spunta! Però bisogna aggiungere per l'anno prossimo la spunta per i preliminari. Che...
che mi ha fatto divertire. Mettiamola così. Guarda Dani, che spunta verde che ti abbiamo regalato solo per te in formato extra large. Ti amiamo grande, Dani. Grande Dani, grande. Oh, questo è un colpo di scena. Grazie. 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 Piangendo. Grazie. Ragazzi, è giunto il momento di lasciare per sempre la villa di Ex on the Beach Italia. Ragazzi, è arrivato il momento. Iniziano i turni di eliminazione, credo. Matteo, l'anno scorso sei stato l'ultimo, oggi sarai il primo. È giunto il momento di lasciare il regno di Ex on the Beach e di tornare a casa. Ciao Matteo. Grazie Ex on the Beach, grazie a tutti. L'uomo che entrò, che rimase un anno lì dentro per spaccare ancora le palle e... Siamo vissuti l'esperienza e poi si vedrà, insomma, ecco. Ciao Giulio, ciao Laura. Ciao Giulio, ciao Laura. Ciao Pastorelli, ciao, salutaci. Ciao Turigo. Giulio. Vai a pascolare le pecore. Ciao. Ciao, raga. Ciao. 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 Dal cappello esce, Clari. Esce evoluto. La bandana da fascia. Cos'è? Fammi una seta. No, è la Z moderna. Si è buggato. Hai visto? Se tu gli fai la domanda veloce, c'è il bello non connette. Saluto Dani, Dani. Ciao Dani. Grazie, grazie. La pescatrice e la sua orca assassina escono insieme. La sosta dell'amore. Un applauso Elisa. Un applauso. Ciao Diego! Ciao Diego! Benvenuto! Grazie, siete grazie. Stati fantastici! Ma salutiamo anche il nostro uomo, Albi e Elsa! Bravo, l'uomo della multinazionalità, filippino, egiziano, irlandese, dai, irlandese! Amo! Ciao, amo! Ciao! Ma è il momento di dire addio anche a un altro grande protagonista. Oh, loro tre, che bel trio! Marco ci ha sperato fino all'ultimo secondo! Il cavalier cortese Daniele Paglia. Vero. Noi abbiamo voluto bene Daniele, ragazzi, la mascotte. Dani. Lo sai. Insegna agli angeli come rimorchiare, grazie. Ma parlando di valore, c'è una cosa che ha sempre contraddistinto Ex on the Beach Italia ed è l'amicizia, quella vera. Marco e Laura quindi chiuderanno le porte di la questa chiude stagione. L'amicizia, attenzione, uno zoom sul nostro Marco che sta piangendo. Ragazzi, quindi è un momento realmente emozionante. E chi meglio di loro poteva chiudere questa folle edizione? È finita. È finita. Ma la nostra amicizia non finirà qui. Amore, insieme avete incarnato alla perfezione lo spirito di Ex on the Beach. Ora uscite e godetevi la vostra bella amicizia. Un applauso a noi! Vi amo tutti. Grazie. Vi ringrazio per tutto quello che avete fatto fino all'ultimo. Ai papi, che delizia! Un'emozione meravigliosa, Marco. Sei riuscito a chiudere anche con una frase di senso compiuto perfetta senza sbagliare. Sei fantastico. Addio! Ciao Camillo! Scusate, ma chi è Camillo? Come sono entrati? Escono a cavalcioni e questo è il simbolo di... E chiudono le luci della villa che si spegnerà tra 3, 2, 1! No! È giorno! Abbiamo sbagliato! È giorno, mi dispiace. Così si chiude questa gloriosa edizione di Ex on the Beach Italia. Grazie! Grazie! Beach Italia 5! 5! 5! 5! È stato un viaggio incredibile, grazie. Bellissimo! Ragazzi, bravo. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Bene, vogliamo bene il nostro pubblico che ci ha seguito fino ad oggi, che ci ha supportato fino alla quinta edizione. Ma posso ringraziare i miei compagni di viaggio, che ti ha dato Tony, Sasha, dottore, grazie a Gesù Isil, la mia compagna di viaggio e di vita, Gesù Isil, grazie, grazie. Belli che sono. Comunque ragazzi, a furia di fare le reaction per Ex on the Beach, vi bruceranno i neuroni nel prossimo anno, ci sarete voi. Ci sarà un'edizione 6, ci saranno 8, ci sarà Isla della Tentazione. Ci sarà un'edizione 6? Ci sarà qualche altro programma infatti su Paramount Plus? Io vi consiglio di rimanere abbonati. Sì, sì, perché non manca moltissimo. C'è qualcosa che bolle. Ragazzi, qualcosa bolle in mente, loro non lo sanno. Qualquadra che non cosa, qualcosa che non sapete. Noi sappiamo sempre tutto, ricordatelo. Possiamo dire niente, seguite sui social Paramount. Perché noi, anche noi, sempre. Venitemi ancora a venire, perché ho visto qualcosina ed è un degrado totale. Il meglio o il peggio? Dipende da che punto grazie di vista. Grazie amici. Grazie a tutti.